Giorgio Fulani fa un acquisto alla settimana. Non pensatemi che continuiamo così fino al 31 agosto, perché mancano ancora, fatemi fare il conto, quante settimane? 10? No, non è possibile. Quindi Presidente, me la serve su un piatto d'argento, quindi per rendersi dobbiamo aspettare la prossima settimana o prima? Beh, io nome non ne faccio, dico fino ad oggi uno alla settimana, un ritmo niente male. Presidente, cosa si aspetta da questa stagione per il Milan? Di avere un Milan più forte. Un Milan più forte, guardi, noi abbiamo un obbligo perentorio che è di entrare in Champions League, perché l'abbiamo visto l'impatto che ha sul nostro gioco, sui nostri giocatori, anche sui nostri conti. Quindi quello è un obbligo assoluto. Poi tutto il resto che viene sarà ben bene. Presidente, oggi la forti ore sarà ufficiale Pulisic, un acquisto americano, proprietà americana, che commento ci può fare su questo nuovo arrivo? Beh, soprattutto è un giocatore forte, certo, americano, italiano, tutto bene, però a me piace perché è un giocatore molto forte. È stata un'estate particolare, Presidente, ma è stato un raduno come al solito. Vi ha sorpreso in positivo vedere comunque tanto entusiasmo, i tifosi, le bandiere, i cori, l'incitamento? Beh, mi è piaciuto molto e ho fatto un parallelismo tra chi era Milanello l'altro ieri, la nostra campagna Bonamente, che è stato un grande successo. E poi le due cose vanno un po' insieme. Quindi comunque guardi, allora parlare un po' prematuro, parlare di Enel, diciamo, e poi queste domande vengono fatte all'amministratore delegato della ME, che mi pare abbia cominciato molto bene. Oggi ci sono significativi passi avanti per lo stadio Sant'Anato Milanese, ci pare di capire. Significativi, è un processo in cui andiamo avanti, qua questa storia degli stadi sembra una cosa complicata. Quindi andiamo avanti su Sant'Anato come andiamo avanti anche sulle altre opportunità. Grazie mille.